È partito nel mese di dicembre presso il liceo Nolfi il progetto Scuole Sicure, dal nome Educhiamo, promosso dalla Società Nazionale di Salvamento Sezione di Fano. Un progetto di grande valore etico e morale volto alla divulgazione della cultura del primo soccorso nei giovani e del corpo docente. Diverse classi dell'istituto hanno preso parte al progetto, in cui attraverso dei corsi di formazione hanno acquisito tecniche BLS di primo soccorso con l'abilitazione all'utilizzo dei defibrillatori semi automatici esterni. I ragazzi questa mattina hanno raggiunto un obiettivo di un percorso formativo durato quasi tutto l'inverno. Oggi praticamente fanno un'evacuazione, a seguito si simula una situazione di emergenza quale terremoto, ma noi come Società Nazionale Salvamento abbiamo integrato questo percorso con la cultura del primo soccorso, appunto. Hanno imparato anche i ragazzi a gestire un'emergenza. Qualora si presentasse chiaramente una persona a terra priva di sensi, oggi il ragazzo ha piena consapevolezza che è possibile fare qualcosa. L'obiettivo primario è sensibilizzare la popolazione alla prevenzione e alla sicurezza, formare i giovani per garantire soccorsi tempestivi ad una vittima sin dai primi minuti, per ridurre i danni permanenti dovuti al ritardo nel soccorso. Alcuni studenti dell'istituto inoltre hanno prestato soccorso anche nella tragica notte avvenuta con Rinaldo. Sono 4 anni che tutte le classi terze vengono coinvolte nella formazione sul BLSD e quindi tutti i ragazzi sono in grado di intervenire in caso di difficoltà, e questo è stato dimostrato anche nei recenti eventi che ci sono stati, tragici eventi. A fine percorso gli studenti hanno acquisito una padronanza nel gestire un'emergenza urgenza, riconoscere una persona colta da arresto cardiaco improvviso e sapere effettuare una rianimazione cardiopolmonare. Qual è il valore di questa esperienza? Il valore di questa esperienza è sicuramente per me il fatto di aver raggiunto una consapevolezza che quello che ora so fare può veramente salvare una vita, e il valore di una vita è qualcosa di inestimabile, qualcosa che io non posso neanche quantificare, e quindi è per questo che ritengo importante quello che faccio oggi.